Donato mi ha detto che non c'era la assurda, ma non ha mandato mi ha mandato ecco la Armando, Donato mi ha detto che non faceva niente, come vedo dove è Armando, però cioè Donato, Armando non mi ha mandato niente. Armando dovrebbe venire a così 12 anni, sì, poi la fine magari Cardè Antonio, Airo Maria, presente. Pampa Giovanni, presente. Agneti Piera, presente. Giannese Giuseppe, Grassi Piero, sì. Patrono Mattia, assente. Vergine Alfredo, presente. Zaccaria Claudio, presente. Calviello Angelo, presente. Airo Armando, assente. Bandini Cosimo, presente. Presente. Nisi Donato, assente. 3 assenti e 10 presenti. Buonasera, buonasera a tutti. Grazie a Teletrio, grazie a Pasquale Picocelli che nonostante queste giornate così calde riesce a stare insieme a noi per dare la possibilità ai cittadini di poter vedere il Consiglio Comunale. Nelle comunicazioni al Sindaco vorrei rendere nota al Consiglio Comunale che in mattinata ho inviato una nota alle reti Fininvest e alla RAI reiterando un consiglio comunale già fatto nel settembre 2014 dove dicevamo che c'erano problemi di ricezione per il nostro comune. Questa mattina abbiamo detto che a distanza di tanti anni la situazione è solo peggiorata perché da quando c'è il digitale il nostro paese ancora non la ricezione non è delle migliori, lamentando il fatto che tanti cittadini comunque pagano il canone non potendo vedere la RAI. Niente, solo questo come comunicazione. Possiamo passare alla... La rete elettrica. No, dopo. Possiamo passare al secondo punto, Angela. Sì, sì. Secondo punto, approvazione verbali sedute precedenti, quelle del 4 luglio. Favorevoli? Unanime. Immediata esecutività come sopra. Punto numero 3, ordine del giorno, delibera Consiglio Comunale numero 15 del 31 maggio 2022, avente ad oggetto problematiche inerenti all'interruzione del flusso di energia elettrica, atto di indirizzo, nuove determinazioni del Consiglio Comunale. Abbiamo, come sapete, fatto quella lettera alla Procura della Repubblica, al Prefetto, all'ASL e all'Enel, dove lamentavamo quel grosso problema che è accaduto un po' di giorni fa, dove è venuta a mancare l'energia elettrica dalle 17 fino alle 11 del giorno dopo, e che comunque ha sortito delle buone indicazioni da parte dell'Enel. Sono stato contattato da responsabili da Roma e hanno anche cominciato i lavori a questa cabina dell'Enel, che sembra che questa sia quella cabina che faceva saltare ogni tanto la corrente elettrica. Si sono resi conto che c'erano i cavi che non erano messi bene e li stanno cambiando totalmente. Quindi comunque noi nel Consiglio Comunale di oggi rimandiamo di nuovo una nota all'Enel, ma rimandandogli il Consiglio Comunale vecchio, quello di questa sera, dove diciamo guarda che no? Sì che si è stata ripristinata quella, però momenti del genere, soprattutto in questi periodi, non devono accadere, ma nemmeno quegli sbalzi, quei momenti che quasi ogni mattina accadeva che andava via la luce. Interventi? No, sono pienamente d'accordo. Mimmo, va bene? Mi trovi d'accordissimo. Favorevole, unanime. Immediata esecutività come sopra. I punti 4 e 5, se siamo d'accordo, l'assessore Pragnelli li fa tutti e due insieme? Sì,
Punto numero 4, salvaguardia degli equilibri di bilancio, misure di ripristino del pareggio finanziario, esercizio finanziario 2023. Vai, Piera. Buonasera. L'appuntamento è quello della salvaguardia e dell'assestamento generale di bilancio che da riforma della contabilità è da attuare entro il 31 luglio. È significativo come questa data coincida con il termine per l'approvazione del bilancio 2023, perché molti comuni e province, essendo in difficoltà con la chiusura dei bilanci, perché per il reperimento delle risorse, hanno chiesto al Ministero, al Governo, di differire la data di approvazione del bilancio ed è stata concessa dal 31 luglio. E quindi dicevo, singolare come il termine per la salvaguardia, che è un momento di focalizzazione sul bilancio per verificare se gli equilibri vengono rispettati, se ci sono nuove esigenze per integrare le capacità di spesa del bilancio, coincida proprio con l'approvazione del bilancio. Quindi significa che veramente i comuni stanno vivendo uno scenario particolarmente disagiato. Abbiamo detto più volte che uscivamo dalla crisi pandemica e il perdurare anche della guerra in Ucraina ha messo a dura prova i comuni. In tutto questo l'attuazione dei progetti del PNRR che hanno evidenziato, stanno mettendo a dura prova i comuni, in quanto i comuni soffrono di una scarsa dotazione organica per scarso personale. E inoltre anche il codice degli appalti è nuovamente stato aggiornato in 3 anni, forse è il terzo rinnovo che viene fatto, quindi tanti vincoli. Il PNRR ha evidenziato come i comuni soggiacciano in una situazione di difficoltà dovuta ad anni, un decennio di tagli di risorse che non arrivano agli enti locali, politiche vincolistiche con un blocco assunzionale, quindi i comuni vanno in difficoltà per attuare questi progetti e per far lavorare la macchina amministrativa, e poi tanti vincoli attuativi evidenza l'applicazione del nuovo codice degli appalti. Il 2022 è stato un anno che però ha destinato ai comuni diverse manovre, diversi interventi per venire incontro alle difficoltà che hanno trovato i comuni, mentre per il 2023 non ci sono stati interventi a favore dei comuni se non una prima tranche per venire incontro ai comuni per le maggiori spese dovute al caro bollette, e come dicevamo l'altra volta al nostro comune sono state destinate risorse come 14.000 euro, meglio di niente, ma non riescono da sole a sopperire l'aumento di 200.000 euro che si rendono necessari per coprire la spesa elettrica a carico dell'ente. E, scorrendo però quelli che sono gli interventi che lo Stato mette a disposizione dei comuni, possiamo invece affermare che dal 2018 fino ad oggi, con l'attuazione del PNRR, lo Stato ha messo a disposizione dei comuni risorse per la parte degli investimenti. Infatti sono stati tanti gli investimenti, i finanziamenti che noi abbiamo intercettato su base ministeriale, ma non possiamo dire la stessa cosa per quanto riguarda le risorse correnti. Manca la destinazione ai comuni di risorse da applicare per la spesa corrente. Le uniche somme che vengono messe a disposizione hanno dei vincoli per degli obiettivi di settore, si pensi per esempio alle risorse che vengono destinate per il sociale, però purtroppo queste risorse non possono aiutare i comuni non concorrono alla formazione degli equilibri di bilancio e molti comuni vanno in difficoltà, molti comuni non riescono a chiudere i bilanci e proprio durante la salvaguardia hanno necessità di fare degli aggiustamenti contabili perché altrimenti non riuscirebbero a derogare i servizi, non riuscirebbero a pagare le bollette. E ci sono comuni che purtroppo non sono capaci di affrontare, non hanno le risorse
e quindi potrebbero andare in disavanzo. Anche quest'anno, anche questa volta, applichiamo per la seconda volta noi una tranche di avanzo di amministrazione. Abbiamo già dato un'iniezione di risorse di bilancio durante l'approvazione del bilancio di 90.000 euro. Oggi in sede di salvaguardia applichiamo una seconda tranche di avanzo di amministrazione nel 2022 pari ad euro 75.000 euro, quindi insomma un totale di 165.000 euro che aiutano l'ente a far fronte alle esigenze quotidiane della macchina amministrativa, che sono le più svariate, perché l'aumento dei prezzi che si è determinato ha colpito anche il comune nell'erogazione dei servizi e dei servizi che va a erogare alla cittadinanza. Ma pensiamo agli affari generali, ai piccoli ordini che vengono effettuati, ai lavori di manutenzione, ai servizi che servono per tenere in moto la macchina amministrativa. Però in tutto questo, mentre c'è stata l'impennata dei prezzi, lato opposto non c'è stato un aumento dei contributi a favore dei comuni, anzi sappiamo che da ormai il trend è quello del calo del trasferimento delle risorse ai comuni, né possiamo dire che i comuni per ragioni soggettive si siano permesse di mettere mani nelle tasche dei cittadini già in grave difficoltà per il perdurare di questa situazione emergenziale. E quindi servirebbe da parte dello Stato una migliore perequazione del Fondo di Solidarietà Comunale. Perequazione che c'era stata negli anni passati, si era arrivato a un sistema di perequazione di riparto del fondo, ma che evidentemente adesso ha perso il suo significato, perché è stato pensato in un momento in cui i prezzi erano costanti e adesso in un momento in cui i prezzi sono così alti perde di significato e ritorniamo sempre all'annosa questione dei fabbisogni standard. Quindi se pensiamo a quanto sia necessario per un comune, il quanto necessario a un comune per l'erogazione dei servizi, ci rendiamo conto che si evidenzia fortemente la differenza dualistica che caratterizza il nostro paese. Ci sono differenze tra nord e sud, ci sono differenze tra le città e le campagne, ci sono differenze tra i poli sviluppati e le aree svantaggiate. E qui ecco che assistiamo ai piccoli borghi che si spopolano e i giovani tendono ad andare via, i piccoli comuni si svuotano e si vedono anche maggiormente difficoltà. E basti pensare anche che la spesa corrente, la dotazione delle risorse per la spesa corrente è la stessa dal 2010, cioè dal 2010 ad oggi il riparto a carico dei comuni non ha subito alcuna variazione, nonostante i prezzi siano molto aumentati. Siamo passati a un aumento di prezzi dal 2010 del 26%, di cui il 15% ha interessato soltanto l'anno 2022 e 2023. Quindi un comune non può essere da un lato chiamato a una maggiore capacità amministrativa per far fronte agli investimenti, perché qui col PNRR è il volano della ripresa, ma poi andare in sofferenza sulla parte corrente e sul pagamento delle bollette, sul sostentamento materiale della manutenzione del patrimonio. Quindi i comuni più che magari non ce la fanno, che non sono dotati di un proprio salvadanaio, rischiano di andare in difficoltà. In tutto questo incide anche il drastico calo del personale. In 15 anni abbiamo perso un quarto del personale, come se pensassimo a un comune con 4 dipendenti e è rimasto un solo dipendente. Quindi è ovvio che gli impegni, i compiti a carico del comune sono aumentati, tanti sono le incombenze che si sono trasferite ai comuni, tanti sono i compiti, ma non c'è stato l'adeguato trasferimento delle risorse ai comuni, che sono chiamati sempre più ad adempimenti maggiori, ma con un carico di lavoro più alto, ma con minore personale,
E da qui c'è stata l'esternalizzazione di molti servizi. Visto che i dipendenti non c'erano, l'ente ha esternalizzato fuori i compiti che prima venivano svolti dal personale. E oggi ci ritroviamo con servizi esternalizzati che costano di più, perché i prezzi ormai sono aumentati, è aumentato tutto, e prestazioni che perdono di qualità perché non è svolto dal personale, non è svolto, diciamo, tra virgolette, come direbbero gli inglesi, in house. Pertanto, questo è il peso che scontiamo in tanti anni di politiche vincolistiche, di austerità, però i comuni devono essere rimessi nelle condizioni, tutti i comuni, con una migliore perequazione del fondo di solidarietà, tutti i comuni devono essere messi nelle condizioni di erogare gli stessi livelli di servizi, perché oggi siamo chiamati ai LEA, ai livelli essenziali di prestazione. Tutti i comuni dovrebbero essere messi nelle condizioni di erogare lo stesso livello di servizio uguale a quello di un comune che riesce ad essere più efficiente perché storicamente si trova in una zona che è più avvantaggiata, perché i cittadini non restino indietro e non si crei questo divario. Purtroppo lo scenario internazionale che si sta creando non depone buone speranze, perché c'è il rischio che si torni a una politica di austerità, perché l'Europa sta sempre più chiedendo agli Stati membri centrare gli obiettivi di attuazione del PNRR e quindi di mettere in campo tante azioni, altrimenti saranno irrogate delle sanzioni. E sappiamo questo cosa ha comportato negli anni passati e cosa potrebbe ulteriormente comportare. È per questo che stasera nella nostra manovra di salvaguardia i nostri equilibri vengono rispettati per questa nuova iniezione di risorse finanziarie grazie all'applicazione dell'avanzo di amministrazione 2022 di 75.000 euro che serviranno, oltre che al pagamento delle bollette, del caro bollette, anche a lavori di manutenzione che verranno effettuati sul patrimonio comunale e anche sugli interventi di tinteggiatura della scuola, del nostro plesso scolastico. Altri interventi sono stati inseriti in questa manovra per quanto riguarda la distribuzione dei fondi per le calamità naturali dell'anno scorso, che sono arrivati dalla regione e che saranno distribuiti, e purtroppo anche per quanto riguarda la spesa per i nostri randagi, perché il numero dei cani purtroppo sta aumentando e questo incide notevolmente sul nostro bilancio, però purtroppo soggiaciamo a una legge regionale, pertanto dobbiamo dare attuazione ai nostri impegni. Sono state inserite nuove disponibilità anche per le manifestazioni culturali e per quanto riguarda il servizio di mensa scolastica, visto che purtroppo anche i prezzi dei viveri sono aumentati, e per far fronte all'inizio del nuovo anno scolastico, della mensa scolastica dei nostri bambini, si è provveduto ad aumentare, a rimpinguare quel capitolo, nonostante il servizio domanda individuale del ticket mensa non abbia subito per i cittadini alcuna variazione. Per quanto riguarda i contributi per manifestazione culturale, vedo 20.500 euro. Questi sono al rendiconto, poi sono le manifestazioni che vengono fatte, rendiconto e poi vengono generati, oppure viene dato a tutte le associazioni, perché dopo il Covid mi sembra che è stato dato a tutte le associazioni qualcosa per dare la possibilità di riprendere. Le associazioni cosa hanno prodotto sino adesso sul territorio? Angela, sì. Ogni manifestazione che si svolge nel paese ha il nostro contributo è a fronte del bilancio preventivo e bilancio consuntivo delle manifestazioni. Sì, e per quest'estate
le associazioni, c'è qualche, a parte la festa dell'Unità, no, che ho letto già. Quella là non diamo tutto. No, a parte quello, proprio come abbiamo, abbiamo il 29 l'incontro di box col patrocinio del comune, che ci sono il finanziamento da parte nostra, il contributo da parte nostra, poi 1 e 2 settembre c'è la festa della vendemmia, dove ci sarà il patrocinio da parte nostra, e il 10 di agosto lo Ionio Jazz Festival. È più quello che abbiamo già fatto. No, perché abbiamo proprio per questa estate, no? Abbiamo fatto la commedia a San Crispieri e a Faggiano, in occasione della Madonna del Carmelo, abbiamo fatto gli artisti di strada. E comunque, poi, scusami, se posso. Sì, come? Noi di massima, in delibera, inizio anno, stabiliamo delle manifestazioni sulla scorta di quello che è stato fatto l'anno precedente. Allora noi inizio anno produciamo la delibera di giunta con la quale definiamo le manifestazioni che verranno fatte nell'anno in corso, quest'anno ovviamente 2023, sulla scorta di quello che è stato prodotto e che è stato fatto nell'anno precedente, di massima, naturalmente in funzione di quello che è il bilancio, i contributi di massima vengono definiti su quello che è successo l'anno precedente. Tuttavia lasciamo una piccola postilla all'interno della delibera con la quale diciamo che ogni associazione può programmare la propria attività culturale indipendentemente da quello che è stato definito in delibera, e trovate una voce all'interno della delibera che dice altre manifestazioni non programmate, quindi, perché non possiamo sapere tutto il programma, che quello che vogliono fare le associazioni, ovviamente, quindi lasciamo aperta ogni finestra per quelle associazioni che vogliono organizzare appuntamenti, poi compatibilmente con le risorse, col bilancio e quant'altro si stabiliscono i contributi. Bene, allora passiamo alla votazione del punto numero 4. Salvaguardia degli equilibri di bilancio, misure di ripristino del pareggio finanziario, esercizio finanziario 2023. Favorevoli? 8. Contrari? 2. Astenuti? Nessuno. Immediata esecutività? 8. Come sopra. Punto numero 5, all'ordine del giorno. Variazione di assestamento generale al bilancio di previsione e dal piano esecutivo di gestione 23-25. Favorevoli? 8. Contrari 2, astenuti nessuno, immediata esecutività come sopra. Il punto aggiuntivo del Consiglio Comunale, approvazione del regolamento comunale, erogazioni, contributi economici, socio-assistenziali. Assessore Grassi. Sì, buonasera. Allora, con il presente regolamento, determina e disciplina l'erogazione, le modalità di erogazione dei contributi economici a sostegno delle persone fisiche e per prestazioni socio-assistenziali. È un regolamento che in buona sostanza il Comune già aveva, però risaliva al 2011, quindi abbiamo ritenuto opportuno appunto apportare qualche piccola miglioria in funzione anche di quello che sui regolamenti vigenti, insomma, anche adeguandolo allo stato attuale delle cose, relativamente ai servizi sociali. Naturalmente, come sappiamo, il regolamento cui i contributi sono rivolti a minori, persone diversamente abili, anziani ed adulti. Nella sostanza il regolamento rispetto a quello che già avevamo, eravamo dotati, non ha subito grosse variazioni. È stato discusso in commissione, ponendo in essere alcune cose che ovviamente andavano, alcuni articoli andavano ammodernati, diciamo così. Uno fra tutti, quello che riguarda di fatto le ragazze madri, che adesso è assistenza, sì, in famiglie monogenitoriali, quindi è meno male, quindi una sorta di adeguamento. Tutte quelle famiglie che rientravano nel vecchio articolo relativo a ragazze madri, ovviamente rientrano come contributo socio-assistenziale per situazioni economiche disagiate. Però sostanzialmente, dico, il contributo, come anche
appunto il contributo economico non è variato, non è cambiato. Abbiamo ritenuto opportuno anche in sede al regolamento cambiare o modernare l'articolo relativamente al contributo derivante dalle spese mediche, stabilendo all'interno del regolamento dell'articolo tre fasce per tre prestazioni diverse, uno che riguarda il ticket, i farmaci stessi e prestazioni sociosanitarie. Per quanto riguarda il resto non è cambiato sostanzialmente nulla, quindi questo è. Sì, va bene. Sì, abbiamo discusso in commissione ieri, abbiamo discusso in commissione, sì. Abbiamo sviscerato un po' i vari articoli, finalmente non si usa più il termine ragazza madre, altrimenti dovremmo usare pure il termine ragazza padre, visto che oramai sì. Anche se portano il cognome del padre dovrebbe essere ragazzo padre. Finalmente questo termine, che già era stato un pochettino in disuso anche nel nostro comune, non si parlerà più di questo. Poi per gli altri articoli li abbiamo visti tutti e sono adeguati anche alle normative vigenti di quelli che sono i servizi socioassistenziali. Naturalmente in questo regolamento non rientra il servizio civico, per il quale è stato adottato un regolamento a parte. Votiamo punto numero aggiuntivo, approvazione del regolamento comunale, erogazione dei contributi economici socioassistenziali. Favorevoli? 10. Unanime. Immediata esecutività come sopra. Bene, io vi auguro una buona serata, ma soprattutto una. Volevo solo informare i cittadini del Consiglio Comunale che, come avevamo stabilito, i lavori di sistemazione del manto stradale che coinvolgono un po' tutto il nostro centro abitato sono partiti. Logicamente un po' di pazienza, perché capite benissimo quali siano le condizioni di lavoro dei lavoratori che vanno ad asfaltare in questo periodo. Già per noi è difficile stare senza lavorare con questo caldo, penso un po' per chi è costretto a lavorare. Logicamente avremo un fermo, perché non potrà, almeno 15 giorni di ferie le faranno la ditta, anche perché ci sono imposizioni da parte dell'INAIL proprio per i lavori usuranti. Lo stesso, i ritardi si accumulano anche perché sia l'estrazione delle pietre in cave che la preparazione dell'asfalto stesso in cave hanno sempre, a causa del caldo, dei rallentamenti. Però fortunatamente abbiamo cominciato come previsto con i lavori e sicuramente rispetteremo il cronoprogramma previsto dal progetto. Potrà esserci qualche ritardo, però le motivazioni penso siano ben chiare a tutti. L'importante è che riusciamo poi a risistemare almeno il corso in tempi brevi. Anche lì, la stazione di Cavo, dato che quello tutto è pericoloso in questo momento. Sicuramente, ho già ordinato sicuramente i mattoni, non appena sono pronti facciamo non sono quei mattoni che stridono, no? Come le altre strade che d'estate qualcosa di tremendo. Va bene, io vi auguro una buona serata e buone vacanze a tutti quanti.